Al TG5, Movimento 5 Stelle sotto i riflettori in queste ore su due fronti. Da una parte il nuovo codice etico dei pentastellati che è stato appena approvato online con un voto plebiscitario con il 91% dei partecipanti e che prevede che un avviso di garanzia non comporti più automaticamente sanzioni e dimissioni. E poi dall'altra la bufera sollevata dallo stesso Grillo sul suo blog sul tema delle notizie false e delle bufale diffuse su internet, con il leader del Movimento 5 Stelle che attacca giornali e telegiornali, dice sono loro a fabbricare notizie false, serve una giuria popolare e durissime sono le reazioni. Il Grillo giustizialista e il Grillo garantista, tutto insieme, tutto nel giro di poche ore, le due facce del leader pentastellato che prima introduce il codice etico, che non costringe più alle dimissioni automatiche gli amministratori pentastellati che ricevono un avviso di garanzia, e poi propone di istituire una giuria popolare contro le bufale pubblicate dai media. Cominciamo dal Grillo furioso contro l'informazione. Ad accendere la miccia era stato Pitruzzella, presidente dell'antitrust, che aveva proposto una rete di agenzie per combattere la diffusione di notizie false su internet. Ma quali bufale sul web, replica Grillo, che ribalta le accuse su giornali e TV, colpevoli, secondo lui, di essere i primi fabbricatori di notizie false. Da qui la proposta di creare una giuria popolare che giudichi l'operato dei giornalisti. Immediata la rivolta del mondo politico, ma non solo. La Federazione Nazionale della Stampa parla di linciaggio mediatico di stampo qualunquista. Scotto, di Sinistra Italiana, paragona Grillo a Erdogan. Dal PD Alessia Rotta parla invece di un'arma di distrazione di massa per coprire il flop della Raggi. Già, perché secondo alcuni esponenti politici Grillo avrebbe distratto l'attenzione dal codice etico, sul quale sono piovute molte critiche, e il sospetto di costruire uno scudo per un possibile avviso di garanzia alla sindaca di Roma. Ma i 5 Stelle rigettano questa tesi e difendono le nuove regole. Nel Movimento 5 Stelle chi sbaglia paga e vogliamo che questo sia messo per iscritto per evitare che ci siano fraintendimenti o ambiguità nel modo in cui ci comportiamo e reagiamo a eventuali indagini giudiziarie. Questo è quello che succede con questa votazione di oggi ed è un invito agli altri partiti. Fatelo anche voi. Duro il PD. Quella dei 5 Stelle non è un codice etico, né tantomeno una prova di garantismo, ma l'ennesimo bollettino di un movimento che resta dominato da un sovrano assoluto. Beppe Grillo non è né eletto né controllato da nessuno, ma continua a decidere ogni aspetto di un'organizzazione che resta molto al di sotto degli standard minimi di democrazia e trasparenza. Dubbi sulla tempistica da Forza Italia. In un paese con un pessimo rapporto tra politica e magistratura, anche il Movimento 5 Stelle scopre che l'avviso di garanzia non è una sentenza di condanna. Qualche maligno sostiene che ci sia qualche cosa in arrivo per la Raggi e per la sua giunta. A noi interessa soltanto stabilire il principio che le garanzie valgono per tutti, non soltanto per gli iscritti al Movimento 5 Stelle.